In questo video vi volevo far vedere un pezzettino della mia giornata in università, quindi divertitevi. Sono andato alla mia prima lezione di giapponese perché all'esame di giapponese pensate che mi hanno detto che se andassi a giapponese migliorerei il mio livello di lingua. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video chiacchiericcio in cui vi parlo dei cazzi miei perché piacciono ad alcuni di voi, mentre molti di voi non gliene può fregare niente, quindi purtroppo resterò qui a parlare da solo. Ma se vi interessasse un filino la mia vita, per favore rimanete qui con me, che così vi aggiorno un po' su che cosa sta succedendo sulla mia vita, perché devo dire che un sacco di gente mi ha chiesto: ma vivi in Giappone o vivi in Italia? Perché dal tuo Instagram e dai tuoi social non si capisce più nulla. E in effetti devo dire che la mia vita è alquanto complicata perché non so nemmeno io dove mi trovo in questo momento. Cioè, vi giuro che io quando apro gli occhi la mattina c'ho un mini dubbio che non mi ricordo dove sono. Cioè, non lo so se capita anche a voi, però se viaggiate tanto sicuramente vi succede, magari non vi rendete conto in che posizione vi trovate nel pianeta. Comunque, che cos'è successo? Allora, io in questo periodo mi trovo in Italia. Questo è stato, ho fatto quasi un anno in Italia, devo dire, comunque andando in Giappone sono andato comunque 3 volte quest'anno, però volevo prendermi un annetto di pausa dal Giappone perché dopo essere rimasto a vivere praticamente lì da non so neanch'io quanti anni, volevo prendermi un po' una pausa e anche volevo iscrivermi all'università, che è una cosa che ho sempre voluto fare anche in Italia, e quindi ho deciso di affrontare questo percorso, diciamo, scolastico in un ambiente che non è familiare per me, perché magari non molti di voi sanno, ma vivendo in Giappone praticamente da quando ero molto molto giovane, ovviamente anche il mio modo di comportarmi, il mio modo di relazionarmi e comunque la maggior parte dei miei amici sono giapponesi, quindi io magari mi comporto in un modo che per alcuni italiani che non mi conoscono può essere strano, quindi avere l'opportunità di potermi confrontare comunque con altri italiani più o meno della mia età è una cosa che comunque mi piace e sono contento di poter fare in questo periodo. Devo dire che andare all'università, cioè, è una cosa alquanto strana per me perché io sono sempre stato uno che, vabbè, a me piace studiare per i conti miei, non mi piace andare a lezione, la gente che mi insegna qualcosa, non sono mai stato bravo a seguire la scuola, se devo essere sincero, cioè io andavo a scuola e praticamente scrivevo sul banco i minuti che mancavano alla fine della lezione e ogni lezione ne cancellavo uno. Penso che controllassi l'orologio ogni 10 minuti almeno 2-3 volte lo controllavo a qualunque lezione. Avevo questa voglia da piccolo di esplorare il mondo, di fare cose all'aperto, che quindi l'idea di rimanere in classe seduto a studiare una cosa che io devo dire da solo avrei studiato in 10 minuti, dove stare lì seduto a studiare, ascoltare per un'ora zitto in silenzio e seduto, soprattutto per me era una grande tortura. Cioè, non so se altre persone come me hanno questo problema, però io riesco a concentrarmi molto quando sono da solo in silenzio o anche magari mentre pulisco casa ogni 2-3 minuti mi metto a guardare il foglio che devo studiare, però anzi più la seconda delle due, però se mi devo mettere in classe seduto con altre persone che comunque bisbigliano e l'insegnante che ti spiega poi si arrabbia con qualche studente perché magari non si comporta bene, devo dire che è un modo di studiare che a me non è mai piaciuto. Infatti io penso che alle superiori avessi veramente un numero d'assenze pari a boh, io tipo mi ricordo che andavo a lezione tipo 5 volte a settimana, cioè almeno 1 o 2 giorni d'assenza o a qualche ora quella lo facevo. E tranquilli ragazzi, non è un fate anche voi, marinate anche voi la scuola, perché io, cioè, marinavo la scuola, ma lo dicevo tranquillamente ai miei, cioè dicevo: guarda, non c'ho voglia di andare a scuola oggi e non ci andavo. Se c'erano verifiche o se c'erano interrogazioni, andavo. Quando c'erano interrogazioni in classe ero il primo volontario perché volevo togliermelo proprio dalla scarpa, questo sassolino di dover essere interrogato. Quindi devo dire che comunque io so che tanti miei compagni, per esempio, non andavano a scuola il giorno delle verifiche, e io invece, quando c'erano le verifiche, anche se non stavo bene, sicuramente andavo a scuola perché dico: no, che cavolo, poi dopo mi fanno una prova di recupero, magari non lo so, me la tiro avanti per un'altra settimana. No, io volevo fare tutto e subito. Quindi, diciamo che questo è il modo in cui ho affrontato la scuola e per certi versi anche il modo in cui sto affrontando l'università. Perché io devo dire che mi ero iscritto l'anno prima, mi ero iscritto a Venezia. Avevo anche passato molto bene l'esame d'ammissione, però
Veramente Venezia per me era una città particolarmente scomoda per andare a scuola, perché mi piace moltissimo Venezia da visitare eccetera, però l'idea di dover andare tutti i giorni a Venezia e ogni volta a subirmi tutti i turisti e tutte le file, veramente a me farebbe venire l'ansia. Parentesi che la mia amica Elitioba invece ci sta andando, ma lei vabbè è di Padova, quindi magari è più abituata ad andare a Venezia, però io comunque avrei dovuto trovarmi un appartamento. In quel periodo non conoscevo né Erico né Elitioba, quindi magari la mia scelta di non frequentare Venezia è anche dovuta a ciò, però diciamo che ho preferito trovare una sede che fosse più vicina a Milano, anche perché dovendomi spostare molto spesso, dover prendere comunque voli eccetera, volevo un posto che ci avesse l'aeroporto vicino. So che c'è l'aeroporto anche a Venezia, però alla fine Venezia la trovo molto più scomoda per i voli, anche perché comunque c'è, è molto più trafficata, ma l'aeroporto è molto più piccolo. Non vorrei dire cose sbagliate, però io tutte le volte che ho preso un volo a Venezia ho sempre odiato comunque l'aeroporto, mi sono sempre trovato molto a disagio. Però tranquilli ragazzi, io non sono un esperto di aeroporti, quindi se mi sbagliassi per favore ditemelo. Questa è stata la mia impressione quando ho preso il volo a Venezia. Mi sono iscritto a Venezia, però purtroppo anche per motivi di lavoro, perché comunque ero sempre in Giappone, non ho assolutamente potuto frequentare, ho dato soltanto l'esame di giapponese. A fine anno una mia amica mi ha parlato di questa università a Bergamo, ho detto beh, Bergamo è una città che comunque mi piace. Io non sono di Bergamo, quindi non è che sia uno di parte che dice oh, Bergamo è la città più bella perché è la città dove sono nato, perché io, se lo sapete, io sono nato a Trento. Trento è anche molto bella, eh? Bergamo me l'hanno presentata, ci sono andato, devo dire che è super vivibile. Io vivo proprio in centro, quindi ho tutto quello che mi serve vicinissimo, quindi veramente ho riscoperto l'Italia, perché io ero rimasto a un'Italia comunque di anni fa, mentre poter riscoprire l'Italia adesso in questa nuova veste devo dire che mi sta piacendo molto. L'ho molto molto rivalutata l'Italia per molte cose, anche se molte altre cose invece devo dire che mi hanno molto irritato, però questo magari sarà il materiale per un nuovo video in cui ve lo spiego. Comunque sapete, l'importante non è guardare i lati positivi o negativi, è apprezzare la cosa c'è di positivo in un paese e cerca di andare oltre quello che c'è di negativo, perché io ve lo dico spesso, in Giappone ci sono delle cose che non mi piacciono, come ci sono molte cose dell'Italia che non mi piacciono, ma se tu guardi il bello delle cose alla fine ti diverti e riesci a essere felice in entrambi i paesi, e questa secondo me è la cosa più importante. Dobbiamo parlare di il mio primo giorno da universitario, perché dovete sapere che io, anche se mi sono trasferito a Bergamo, anche se tuttavia non l'ho mai frequentata tra una cosa e l'altra, e io fino a luglio ero convinto che magari avrei lasciato gli studi, perché veramente non riuscivo a dare nessun esame, perché non capivo il sito. Cioè io sarò stupido, però io voglio i siti giapponesi, quelli con mille scritte e disegnini, non questi siti così premi, devi ripremere, devi rimettere il login, poi io mi dimentico sempre la password, quindi è sempre un casino. Però gentilmente un'altra mia amica mi ha spiegato come si usa il sito, e finalmente nella sessione di settembre sono riuscito a dare praticamente 8 esami, quindi quasi tutti gli esami del primo anno. Ho dato tutti quelli che potevo dare, anche se vabbè mi sono riuscito a prendere 27 anche di giapponese, che mi ha dato un filino fastidio, dato che comunque io il giapponese comunque lo so molto bene, quindi mi ha fatto un po' sorridere questo fatto che mi abbiano dato solo 27, perché io non so se sapete, ma io ho anche studiato in Giappone assieme ai giapponesi sugli stessi testi che i giapponesi avevano da studiare, quindi un filino di giapponese lo conosco. E niente, quindi ho dato questi esami e adesso finalmente, dopo aver dato questi esami, ho frequentato il mio primo giorno di lezione, giapponese 2 al secondo corso. Quindi sono andato in università con, veramente devo dire che vabbè, questa ragazza che ho incontrato, tutte e due insomma, un pochino tutte le persone che ho conosciuto comunque in università sono state super disponibili tutte, e mi hanno passato appunti, mi hanno spiegato come funziona, che autobus prendere per andare in università, e devo dire che è stato veramente utile per me, perché io sono un pochino diciamo che quando devo prendere mezzi pubblici in Italia non capisco mai niente, perché io sono abituata al Giappone, il Giappone è molto più comodo. Lo so che magari la dice la gente, ma come fa a essere più comodo in Giappone che è tutto in giapponese? Sì, però io comunque essendo lì da tanti anni mi trovo meglio in giapponese. Anche perché poi io leggo molto veloce se si tratta di testi giapponesi, perché il giapponese ti permette come di se tu sai bene il giapponese ovviamente, ti permette di scannerizzare un'intera pagina, tu vedi caratteri
e io non devo neanche leggere tutto e capisco l'insieme, l'intero contesto, mentre quando devo leggere delle cose in italiano o in inglese faccio un filino più fatica, cioè non è che vado più lento rispetto a un altro italiano, però diciamo che se in giapponese riesco a leggere una pagina in tipo 10 secondi anche, no 10 no, però comunque posso fare molto veloce, in inglese o in italiano devo comunque stare a leggere, quindi ci vuole il suo tempo. E vabbè, Eric Chioma mi ha chiesto di parlare anche del mio metodo di studio, ma non lo farò in questo video, lo farò in un video più avanti, perché infatti abbiamo in programma io e Eric Chioma di parlare un po' dell'università e di come essere lavoratori e universitari insieme, specie quando si fa un lavoro sul web, e quindi ne parlerò comunque con lei, quindi vi spiegherò meglio questa cosa. Allora, il mio primo giorno di università com'è stato? Non pensavo che così tanta gente conoscesse il mio canale, perché io comunque ho questo canale da un annetto, adesso due, anzi forse quasi due anni, e ti giuro che, cioè, mi ha fatto veramente strano quanta gente mi abbia chiesto la foto o volesse parlare con me, cioè, perché io vi assicuro che mi ha fatto molto strano, cioè onoratissimo per carità, e sono contentissimo che la gente mi abbia visto lì. Comunque sono andato anche in mensa e niente, quindi vi farò vedere adesso qualche spezzoncino della mia giornata e spero vi divertirà. Ragazzi, abbiamo scoperto una senpai che va al terzo anno, che mi ha trovato in autobus. Mi ha chiesto come va l'università. Dai, il primo giorno che vado. Ma guardate che bella Bergamo. Tu Irene sai che sarai nel video, vero? Che aula siamo? Aula 2. Ciao Alice. Ciao. Come va? Tutto bene, te? Ci tira avanti. Ma alla fine come ti è andato italiano? Pensando sempre di aver preso 30 e passato tutto, quindi non saprei. Invece come me ma che morti. Ma come fai a vedere la lavagna? Bene, stiamo per fare giapponese oggi, eh. Ragazzi, mi sono fatto prestare i fogli e non mi sono portato nulla. Arriviamo con 11 persone prima di noi. L'attenzione. Watashi no tomodachi wa atama ga yokute kawaii desu. Okay. 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 Questo è Machi. Machi. Dai, dimmi altri kanji che così faccio bella figura. Ray, example. Avete visto la somiglianza voi? E allora è finita la prima lezione di giapponese. Adesso stiamo per andare in mensa. Comunque ci vediamo alle 7. Allora, ci vediamo dopo in palestra. Ci vediamo dopo in palestra alle 7. Sì. Bene ragazzi, guardate che bel posto. Ma noi andiamo a mangiare in mensa. Guardate, una prigione. Oddio, è proprio come quella dei film americani. Ma devo fare tutto io? Sì, devi fare tutto te. Il coltello. Cos'è? Riso? Riso? Sì. Ok. Con? Cosa c'è? Pomodoro. Ok. Oppure? Questo è minestra di ceci. Ah, ok. Allora facciamo col pomodoro? Sì. Sì. Basta poco. Un po' di formaggio? Ah sì, grazie. Grazie. Ok, guardate. Cosa c'è? Spezzatino? Ah, io prendo lo spezzatino. Verdura. Grazie, grazie. È arrivato il momento dell'assaggio. E qua rimarrà in questo. Assaggiamo. Mi sono un po' pentito di aver preso la salsa, era meglio senza. Perché ho proprio sapore di ketchup. Io prendo sempre in bianco. Infatti sarebbe stato meglio. Spostiamo un po' la salsina, però devo dire il riso è buono. Vediamo. Tegolini sott'olio.
E poi abbiamo lo spezzatino che, guardate, sembra quello che fa mia mamma. Però il sapore è diverso. Non è male. Ma dove sei stata tutta settimana? No. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. E poi volevo dirvi un'ultima cosa: tornerò a vivere in Giappone, non vivo più in Giappone. Allora vi voglio tranquillizzare, perché ragazzi, da dicembre io tornerò comunque un mesetto in Giappone e poi da febbraio io mi ritrasferirò lì, perché comunque sto guardando sia di comprare casa in Giappone e sto anche guardando comunque di continuare lì. È arrivato il momento di tornare a vivere in Giappone, cosa ne dite? Continueranno i video sul Giappone e se avete delle domande, come al solito, scrivetemela, che sono giusto contento di rispondervi. E un mega abbraccione da Seba e grazie ancora sempre per vedere questi video. Veramente vedere gente fisica che vede i miei video e che mi riconosce mi fa veramente veramente strano, anche se devo dire che c'era più gente che riconosceva il giapponese a caso. Cioè io, se sono da solo, non mi riconosce quasi nessuno se ho il cappello e i capelli tirati indietro, ma se sono con il giapponese a caso sta per certo che mi riconoscono.